Benvenuti nella nostra rubrica Scopri i numeri e l'energia del mese, e in questo episodio parleremo del mese di luglio, il settimo mese dell'anno. Originariamente era un mese che si chiamava Quintilius e che solo successivamente venne dedicato a Giulio Cesare, a cui attribuiamo molto del nostro calendario, nel senso che fu lui a istituire il primo calendario giuliano, molto vicino a quello che noi oggi utilizziamo, che è il calendario gregoriano, che è una revisione del calendario giuliano. Il mese di luglio è il primo mese ufficiale dell'estate, in cui il sole si allinea all'energia della stella intorno alla quale il nostro sistema solare orbita, che è la stella Sirio. Ed è una stella molto importante perché sin dall'antichità era chiamata il sole dietro il sole, il nostro sole spirituale. E per esempio l'anno egiziano iniziava proprio in questo periodo, quando c'era la piena del Nilo. Quindi è un mese che inizia con la vibrazione 7, che è la vibrazione della fusione, perché c'è la fusione tra la nostra parte spirituale, Sirio, il nostro sole spirituale, e la nostra parte materiale, che è il nostro sole, quello che dà la vita sulla terra. Ma che cosa succederà in questo mese di luglio 2024? L'energia del mese, sebbene noi siamo sempre in un mese 7, è sempre il settimo mese dell'anno, cambia ogni anno, perché per comprendere l'energia del mese noi dobbiamo andare a guardare quello che è invece l'energia dell'anno. Quindi al numero dell'anno noi associamo l'energia del numero del mese, e il 2024 dal punto di vista delle cifre singole è un anno 8, che ci dà sommato a 7 il numero 15. È il numero che si chiama angelo diavolo, cioè ci mette di fronte a una grande scelta. Per poter veramente unirci a noi stessi dobbiamo avere la determinazione e la forza di andare a guardare tutto quello che abbiamo represso, a cui abbiamo detto di no, che abbiamo negato. Molto spesso noi vogliamo negare a noi stessi la nostra sofferenza, perché la mente spera di poter superare quello che sta cercando di nascondere, evitandolo e non affrontandolo, che è diverso dalla mindfulness, cioè dalla scelta invece di osservare quello che c'è dentro di noi e permettere di avere delle comprensioni, come delle contemplazioni, proprio da questa energia. Nel sistema Aurasoma il numero 15 è associato al chiaro su viola, che è associata alla carta del diavolo, e che si chiama proprio cambiamento nella nuova era. Quindi che cosa significa? Che siamo in un mese, il centro del mese dell'anno insieme a giugno, in cui ci viene l'offerta, la possibilità di gestire diversamente quello che noi siamo. Nella numerologia il numero del mese sommato alle cifre singole dell'anno ci dà l'intento che questo mese vuole raggiungere. Quindi è un 15-6, un 6, una chiusura del vecchio, una preparazione a una nuova vita. Potrebbe essere un mese molto intenso, proprio perché questo allineamento e anche l'energia dell'anno, proprio perché siamo un anno 8, un anno dedicato a Saturno, perché 8 è associato a Saturno, che ci invita a lavorare col potere interiore, con la capacità di essere noi stessi, non è un anno semplice. E quindi siamo un po' tutti obbligati ad affrontare come stiamo gestendo il nostro potere interiore, perché a volte ne abusiamo. L'intento è proprio imparare a fare una scelta 15-6 che ci porti verso una nuova vita. Se andiamo a vedere il 2024 come somma del 20 più 2 più 4, abbiamo il numero 26, che è sempre un 8, ma che dal punto di vista della numerologia esoterica, sommato al numero 7 del mese, ci dà il numero 33, cioè un numero che ci chiede di imparare a comunicare, a esprimere quello che noi sentiamo veramente nel cuore, di non prendere tutto troppo seriamente, essere troppo analitici, essere troppo mentali, essere troppo strutturati, perché se noi non abbiamo la forza di comunicare il nostro sentire, perderemo anche la gioia del nostro vivere. Quindi è una grande riflessione quello che questo mese di luglio ci invita a fare, perché proprio vuole aiutarci a fare un cambiamento che lo vedremo in un istante. Andando a sommare il numero dell'anno come 20 più 24, che è 44, sommato al 7 del mese, ci dà l'espressione come questa energia si esprimerà. Il numero 51, che è nel sistema
sistema Aurosoma associato alla bottiglia 51, ma che dal punto di vista numerologico è un invito a portare una nuova volontà nella nostra mente. Il 51 è il numero che si chiama del cavaliere che va alla ricerca della principessa, che è l'energia dell'anima, quindi vuol dire che accadrà qualcosa che ci indurrà a chiederci veramente se vogliamo continuare sulla stessa strada, che è appunto la strada di trattenere il nostro sentire, trattenere quello che noi siamo, e invece al contrario scegliere di aprire il nostro cuore. Infatti la bottiglia 51 nel sistema Aurosoma è la bottiglia di Kutumi, la bottiglia giallo chiaro su giallo chiaro, che ci invita, quando facciamo una scelta, a non essere troppo razionali, perché il giallo è il colore del controllo e della razionalità, ma è un invito a fare passare la luce attraverso di noi e diventare proprio come dei canali. È una riflessione a chiedere alla vita che cosa dobbiamo fare e comunicare quello che noi sentiamo veramente nel cuore. Infatti il numero 51 è uscire dal senso di colpa di avere sbagliato e invece andare verso una nuova scelta, che è sempre un 6. Se sommiamo tutti questi tre numeri, cioè 15-6 più 33-6 più 51-6, otteniamo il numero 99-18-9. È il numero che si associa proprio alla liberazione del controllo, a pensare di lasciare andare che la nostra mente sappia e conosca tutte le soluzioni mentali e razionali per distruggere appunto i vecchi comportamenti ed andare verso uno stato più di umiltà, di ascolto, di riflessione interiore. Tra l'altro la somma totale ci dà nel sistema Aurosoma la bottiglia 99, che è la bottiglia dell'arcangelo Zachiel, a cui è associata l'affermazione "in questo momento sono libero". Una grande spinta a una libertà interiore, a una libertà di seguire il nostro sentire, perché la bottiglia è verde oliva chiaro su rosa chiaro, che ci induce proprio a una profonda accettazione di noi stessi e l'espressione del nostro sentire. Il mese luglio, che come dicevo è un mese 7, che nel sistema Aurosoma è associato alla bottiglia del giardino di Getsemani, che ci invita a lasciare andare il controllo giallo per aprire l'energia del nostro cuore, trovare uno spazio interiore e darci lo spazio per esprimere noi stessi, perché le forze contrarie sono quelle che devono aiutarci a capire che cosa non stiamo facendo nel modo più appropriato, ma anche quelle che ci stanno aiutando ad andare dentro di noi, perché il 7 è un numero introspettivo e riflessivo, a trovare la verità di quello che siamo, di quello che noi vogliamo fare. Se noi analizziamo dal punto di vista energetico la numerologia del mese di luglio, i vocali ci danno il numero 18-9, che riconferma proprio l'energia di questo luglio 2024, che è una richiesta proprio di una profonda purificazione interiore su più livelli, e come somma delle consonanti abbiamo il 13-4, che è un invito a trovare nuove soluzioni, a lasciare andare il vecchio modo di comportamento, perché dobbiamo cambiare paradigma, dobbiamo cambiare il modo in cui ci apprestiamo a fare quello che facciamo e comportarci nel modo in cui ci comportiamo. Questo anno 2024 ci chiede veramente: stai usando il tuo potere per controllare la situazione interiore o stai usando il tuo potere per riuscire ad essere te stesso e manifestare quello che sei? Perché questa è la grande domanda di questo 2024, che ci invita sempre a realizzazioni su realizzazioni. Abbiamo come somma totale delle lettere del mese di luglio il numero 31-13-4, che è proprio la determinazione ad ascoltare. Il 31 nel sistema Aurosoma e la bottiglia che si chiama La Fontana, verde su oro, ad ascoltare la nostra saggezza interiore ed esprimere la verità del nostro cuore, per permettere un cambiamento totale che comincerà ad attivarsi proprio dai primi giorni di luglio. E ricordo a tutti che il 6 di luglio alle 16:30 terrò la meditazione proprio dell'attivazione del portale di Sirio, ed è una meditazione gratuita a cui potete iscrivervi andando sul nostro sito internationalshishoschool.com nella sezione calendario seminari, e cliccate il link per iscrivervi gratuitamente. Tra l'altro questa attivazione di questo portale ci sta conducendo verso quello che poi vedremo in agosto, sarà l'attivazione del portale del Leone, che incontriamo tutti gli anni l'8-8, e quest'anno sarà ancora più forte perché avremo il portale 8-8-8, giorno 8, mese 8 e con un anno 8, quindi un triplo 8 che ci dà una grande intensità, una grande trasformazione, un invito a cambiare. E spesso noi
non sappiamo come gestirci. Pensiamo di lasciarci guidare dalla nostra mente, mentre in realtà dobbiamo imparare a seguire la nostra intuizione, il nostro sentire. Tra l'altro ricordo a tutti che farò due seminari, uno all'Oasi Zegna e l'altro ai Giardini di Pomona, dove lavorerò con il labirinto. Il primo, The Mastering the Maze of Life, che significa imparare a gestire il labirinto intricato della vita, in cui andremo a lavorare sulle capacità di leadership interiore e rafforzarla, ma anche il labirinto che faremo ai Giardini di Pomona, che sarà dedicato al risveglio dell'intuizione, che è la capacità fondamentale che questo 2024 ci chiede. Dal punto di vista energetico delle settimane, la prima settimana di luglio, che va dall'1 al 7, è la settimana 27, dal punto di vista del numero della settimana, ma ci darà il numero 35, perché per trovare il numero della settimana dobbiamo sommare l'energia dell'anno, che in questo caso è 8, più il numero della settimana, quindi 27 più 8 ci dà il numero 35. E poi passeremo nella settimana 28, 29 e 30 attraverso quelle che sono la settimana 35, abbiamo detto 36, 37 e 38. Che cosa indica questo? Siamo nella seconda metà della trentina e stiamo ancora continuando a lavorare con la nostra mente. L'ultima settimana è la settimana 38, che si chiama il breakthrough, cioè riuscire a uscire, a avere una nuova realizzazione. Quindi partiamo dalla settimana 35, che è una settimana in cui siamo invitati veramente a guardare dentro di noi e a farci guidare dalla nostra intuizione, dalla guida interiore, ad ascoltare la nostra voce interiore, e sarà la settimana in cui avremo la luna nuova nel segno del Cancro, proprio il 6 di luglio, per arrivare poi al 21 di luglio, in cui avremo all'ultimo grado del Capricorno la seconda luna piena in Capricorno, a 29° grado, che è un grado anaretico, che è molto importante, che ci dice che le tematiche su cui stiamo lavorando, già a partire dal 22 di giugno, abbiamo proprio un'energia di grande importanza, di grande trasformazione. In questo mese abbiamo alcuni eventi importanti, che abbiamo il 3 di luglio l'ingresso di Mercurio nel segno del Leone, dove rimarrà fino al 25, e poi abbiamo il 12 l'ingresso di Venere sempre nel segno del Leone, quindi la forza del Leone di cercare di darci la forza interiore di essere noi stessi. E poi abbiamo il 20 di luglio, che avremo Marte che entra nel segno dei Gemelli e che ci sta aiutando a unire queste due parti di noi. Un'altra cosa molto importante è che avremo tutto il mese Saturno e Plutone retrogradi. Saturno ha iniziato il 29 di giugno il suo movimento retrogrado insieme a Plutone, e saranno retrogradi. Quindi cosa significa? Che ci sta portando a una profonda analisi interiore. Un'altra caratteristica che il 2 di luglio anche Nettuno inizierà il suo movimento retrogrado, per portarci proprio a prima una grande creatività, ma anche un invito a non ingigantire troppo le idee che abbiamo, non essere troppo entusiasti, ma rimanere coi piedi per terra. Infatti, come dicevo, la prima settimana, che è la settimana 35, è una settimana di grande creatività, in cui avremo proprio anche l'apertura del portale di Sirio. La 36, cioè la seconda settimana, che va da l'8 al 14, potremmo sentirci molto esausti, molto stanchi, perché il 36 sta portando l'esaurimento di modi di essere, di situazioni che sono obsolete, che non hanno più necessità di continuare a vivere. Quando entriamo nella settimana 37, che sarà dal 15 al 21, dove avremo proprio la luna piena in Capricorno, la seconda luna piena, che affronta il Capricorno, che è legato alla nostra carriera, alla nostra espressione nel mondo, avremo delle nostre realizzazioni, nuove visioni, nuove realizzazioni, per portarci una settimana 38, che va dal 22 al 28 di luglio, a un grande breakthrough, cioè a portare a unire la nostra mente, che può essere divisa su che cosa fare, ad andare in un'unica direzione. Il mio grande consiglio per questo mese è: rimanete in ascolto del vostro sentire, ma non nel vostro sentire egoico, di un sentire guidato, di un sentire meditativo. Quindi ricordo a tutti anche il seminario che ho fatto, allenare la mente per la nostra realizzazione personale, pillole di mindfulness, la vita quotidiana, che trovate ancora acquistabile sul nostro sito nella sezione dello shop seminario in differita, dove ci sono tre meditazioni che potete praticare al momento quando avete proprio bisogno di ritrovare una centratura interiore. Sono piccole pillole, ma che veramente sono molto utili nella vita di tutti i giorni, per aiutarci a rimanere centrati, soprattutto in grandi momenti di tensione.
E ricordo a tutti, per concludere, che potete sempre prenotare una consulenza con me di numerologia o astrologia esoterica o anche delle sessioni di coaching individuale, che, perché sulla base del vostro progetto di vita, cioè tema natale, rivoluzione solare o tema numerologico, sono in grado proprio di definire un passaggio per voi da fare per andare nella vostra direzione. E a prestissimo inizierò anche a fare consulenze di business numerology che sono proprio basate sulla vostra attività, su a che punto la vostra attività è e come muovervi per superare gli ostacoli che il vostro business può avere. E per questo rimanete sintonizzati sul nostro canale. Vi ricordo di cliccare sempre like sulle nostre pagine per essere sempre informati, e se avete piacere vi metto qui sotto link al mio canale WhatsApp a cui potete iscrivervi per vedere sempre tutti i video sulle nostre novità e anche tutti i corsi che io e noi come scuola proponiamo. Vi auguro uno splendido luglio all'insegna di questa luce che fu quella di Giulio Cesare, della grandezza e della bellezza, e soprattutto scegliete il vostro cuore. Ci prepariamo ad agosto, che è il mese del leone ed è il mese del cuore. Buon luglio a tutti!